Siamo nella Bottega delle Stelle, Ferrara ovviamente. Vi trovate di fronte a ceramiche non tradizionali. Io e i miei collaboratori e altri laboratori a Ferrara abbiamo ricominciato senza dei legami precisi con la tradizione. Infatti quelli che voi vedete qua sono esempi di ceramica contemporanea. La ceramica, voi sapete che è un prodotto che passa attraverso la manipolazione dell'argilla, poi viene seccata lentamente, viene cotta due volte. Una prima cottura, che si chiama biscottatura, serve a dare resistenza al manufatto, poi viene dipinto con degli smalti appositi e ricotto a temperatura superiore. Questo drago è un flauto. Questo è un semplice fischietto. Molte di queste ceramiche rientrano nelle cosiddette ceramiche sonore. Un'altra ceramica che noi facciamo è una ceramica che porta la luce. Naturalmente la luce fa sì che questo paesaggio viva, cioè si intravede la luce nelle finestre, come se le case fossero abitate. Ecco una pentola. Naturalmente non è la solita pentola tradizionale che esce da una ricerca di design, ma è una pentola che racconta come si lavora la ceramica. Sulla ceramica si lavora anche con questi semplici strumenti che si possono costruire, sono dei legnetti incisi. Vedete, questo è antichissimo come modo di lavorare, nel senso che davvero anche in ceramiche di 10.000 anni fa si trovano delle tracce. Usavano le conchiglie, oppure usavano la corda, la famosa decorazione, usavano dei pezzi di pianta. Adesso noi incidiamo, facciamo il fiore, o facciamo, ecco, quei famosi tetti, le tegole che voi avete visto, le facciamo in questo modo.